Si è presentato questa mattina alla stampa il nuovo questore di Bari e Bat, Giuseppe Bisogno, che prende il posto di Carmine Esposito, divenuto questore di Roma. Se pensiamo a chi do il cambio e se pensiamo anche a chi ha preceduto il questore Esposito, ovvero il mio altrettanto caro amico come Carmine Esposito, Antonio De Jesu, per citare soltanto i due ultimi questori, quindi Antonio De Jesu, attuale questore di Napoli, e Carmine Esposito, attuale questore di Roma, basta soltanto ricordarsi dove sono per capire che l'amministrazione ha apprezzato ciò che loro hanno fatto, e quindi la prima cosa che devo fare è mettermi in continuità con i miei predecessori. 61 anni, laureato in giurisprudenza, entra nella Polizia di Stato nel 1983 nel reparto mobile di Milano. Nel 1993 diventa dirigente della Digos di Avellino, ha lavorato poi nelle questure di Napoli, Benevento, Sassari, Agrigento, per diventare infine questore a Perugia, città che ha lasciato ieri per la questura di Bari. Attraverso di voi voglio far giungere il mio saluto affettuoso a tutta la gente che dovrò contribuire a servire in sicurezza e tranquillità. E questo poi è evidentemente il compito della questura, dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e quindi mi auguro proprio di riuscire ad essere all'altezza del compito. Vi esprimo innanzitutto un sentimento che forse si può anche un po' leggere sul mio viso. Sono tanto tanto contento. Sono profondamente grato al capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli, che mi ha conferito questo incarico così prestigioso. Il questore Bisogno vuole raccogliere la fiducia dei cittadini, far capire che la polizia è dalla parte dei più deboli e non dimentica che questo suo ruolo, che lo vede insediato nella complicata città di Bari, deve riguardare anche la provincia Bat, almeno fino a quando, completata la questura di Andria, la provincia non avrà un suo riferimento. Quella che sta aspettando ancora un po' di più è proprio la nostra. Perché affermo, il capo della polizia ha insediato il questore a luglio dell'anno passato, del 2018. A Monza Brianza sarà il prossimo mese e quindi poi toccherà a noi. Seguiremo.